I militari della Brigata di Marina di Casalvelino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo nei confronti di una società operante nella produzione di calcestruzzo con sede a Casalvelino. L'esecuzione della misura cautelare reale scaturisce da articolate indagini di polizia giudiziaria svolta dalle Fiamme Gialle, che hanno segnalato alla Procura della Repubblica un imprenditore inizialmente per abusivismo edilizio e successivamente, dopo approfondimenti tecnici svolti unitamente all'ARPAC e al Genio Civile di Salerno, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata ed abusiva occupazione di suolo demaniale. Dalle indagini è emerso che nel corso degli anni l'imprenditore realizzava abusivamente su aree demaniali vincolate, in gran parte abusivamente occupate, un impianto industriale di produzione di calcestruzzo composto da varie strutture, tra le quali un fabbricato destinato ad uffici, locali di servizio, un capannone adibito ad officina e vari impianti ad esso asserviti. Inoltre, all'interno dell'area sequestrata, su un suolo privo di elementi di contenimento, di opere di regimentazione, nonché di idonea pavimentazione di impermeabilizzazione necessaria ai fini della tutela ambientale, era depositato materiale di scarto proveniente dalle lavorazioni di calcestruzzo effettuate, oltre accumuli di rifiuti, bidoni vuoti, lamiere e parti metalliche arrugginite. A seguito degli accertamenti relativi al rilascio di concessioni edilizie rivelatesi palesemente illegittime, l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell'impianto industriale di produzione di calcestruzzo, nonché la circostante area occupata abusivamente, per una superficie totale pari a 9.740 metri quadri, dei quali 1.266 costituenti suolo demaniale fluviale e 8.474 terreni appartenenti al demanio comunale dell'amministrazione dei beni demaniali della frazione Acquavella del comune di Casalvelino.